Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. È appena uscito il trailer di One Piece Live Action. E la volete sapere una cosa? Beh, io ho appena iniziato la serie anime di One Piece, quindi sarà bello vedere anche la reaction a questo secondo trailer e penso ultimo, prima dell'uscita prevista per il 31 agosto. A me personalmente il primo trailer ha fatto abbastanza ribrezzo e potete trovare la mia reaction nel canale del mio prebooter. Ve lo lascio comunque qua in alto a destra. Ma direi di non perderci troppo in chiacchiere e andare a vedere insieme questo nuovo trailer, sperando non faccia cacare. Quindi cuffie e si parte. Ok, vediamo subito qualcuno con le manette. Che sembra... Vabbè, questo è Roger. È Roger. Ok, ok. Tutto ciò che il mondo ha da offrire. Però le ambientazioni sembrano finte, ma sono belle. Questo è Zoro. Nami, pregna pazzesca, bellissima, amore mio. Sanji. Allora, queste parti qua sembrano... Ecco, io odio questa roba qua. Sei con me? Questo è il messaggero. Comunque, questa roba di mettere il soggetto e poi lo sfondo sfocato dietro, che è totalmente finto. Essere un pirata. È la cosa più bella che ci sia. Le navi però sono carine. Il vento sulla schiena. Alcuni effetti speciali pure, devo essere sincero. La salata del mare. La tua fedele ciurma al tuo fianco. Ok. È uguale all'anime, letteralmente uguale. I pirati di cappello di paglia. Vabbè dai, oh, non sembra male rispetto al primo trailer. Cioè, ste inquadrature un po' strane, sincero. Con isole più grandi. Ecco. E pirati più cattivi. Sembra adattare abbastanza bene l'anime, devo essere sincero. Cioè, il manga. Ecco, queste parti qua sono fighe. Buggy. Ok. Ci stanno dando la caccia, dobbiamo scappare. Questa parte qua un po'... Ecco, un po' strano, eh. Si vede che è fintissimo. Madonna, Nami, calpestami, ti prego. 31 agosto, anche se già lo sapevamo. Bella la nave data. Questo gruppo, questa ciurma. Quello è il posto dove hanno incontrato Sanji, figo. Madonna, Nami, calpestami. Questo è Arlong. Ok. In una volta. Arlonghino. Sei il mio capitano. Da adesso fino alla fine. Alcune cose. Perché nessuno si prende gioco dei miei amici. Bella quella parte lì. Allora. Sembra. C'è di tutto di più sto trailer, veramente di tutto di più. Non so. Pure questo effetto di speciale in te. Sono Monkey Shanks. Luffy. Allora, sembra figo, ti devo dire. Il re dei pirati. Vi devo dire. Sembra tanta roba. Non sapevo ci fossero così tanti. Non è finito? È terribile. Già, terribile. Dov'è la mia faccia? Carino. Oh, mi aspettavo peggio, sinceramente. Allora, devo essere sincero, mi aspettavo molto, ma molto peggio. Dato come era andato il primo trailer, io qua mi aspettavo una trashata ancora più clamorosa, dato che il trailer dura ancora di più, se non il doppio. Ci sono sempre quelle cose che mi fanno storcere il naso, come le inquadrature col soggetto davanti in primissimo piano e la sfocatura nello sfondo, che è totalmente artificiale. Le inquadrature sembrano veramente fatte da amatori, perché io sinceramente neanche in dei corti cinematografici fatti, non so, da mio fratello di 12 anni, sinceramente posso trovare delle inquadrature fatte peggio. Ma tralasciando questo, gli effetti speciali fatti in CGI mi piacciono davvero molto. Sotto questo aspetto sono stati fatti davvero bene. Ma allo stesso tempo c'è qualcosa di veramente brutto, come per esempio i calci di Sanji o quando corrono sui muri. Veramente certe cose che mi hanno fatto storcere il naso e non poco. Ma alla fine della fiera, per me è un ottimo trailer. Dal trailer sembra uno dei migliori live action che siano mai stati fatti. E beh, i live action sono tutti brutti. Quindi secondo me, se abbiamo uno standard medio-basso,
per me è già un buon live action, perché davvero non ho trovato nessun live action in vita mia che sia bello, quindi che almeno uno ce lo possiamo godere, che comunque è un po' cringe, ma ci sta, per me è comunque un buon prodotto. Ora, non so se sia bella o meno la scelta di fare l'adattamento completo dell'anime, non so se sarà completo, ma ho visto Arlong, quindi comunque si arriva intorno all'episodio 100 dell'anime. Non lo so bene cosa aspettarmi, sembra interessante, sembra godibile, ma prima di dare un parere effettivo voglio aspettare il 31 agosto. Quindi sappiate che il 31 agosto, quando uscirà la serie TV, mi farò una total immersion e me lo guarderò tutto, così poi vi farò sapere che cosa ne penso di ogni episodio o comunque di tutta la serie in generale completa. Dunque poi ragazzi, cosa ne pensate di questo trailer di One Piece? Fatemelo sapere con un bel commentino qua sotto, lasciate un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi se ancora non l'aveste fatto. Passate da tutti i social che trovate in descrizione e noi ci rivediamo al prossimo video.